Assessore, come mai non c'è ancora una decisione? Perché noi abbiamo posto un problema reale, due problemi. Uno era quello della semplificazione di una procedura per chi non è in regola, che era troppo farraginosa, e dall'altro la possibilità anche per chi invece non presenta, perché i genitori hanno dei dubbi a fargli fare i vaccini, comunque di poter adottare quel percorso di convincimento e di valutazione del caso clinico del bambino che è previsto dalla norma ed è addirittura codificato e disciplinato in maniera puntuale. A fronte di questo, noi abbiamo scritto una lettera ai ministri per raccontargli il nostro percorso, la nostra interpretazione, per chiederle di adottarla anche a livello nazionale o almeno nelle scuole materne. A fronte di questo c'è stata una circolare che ha fortemente semplificato e dobbiamo dire grazie alla Regione Lombardia, se oggi chi vuole fare una richiesta basta che compili una semplice mail o addirittura basta che se faccia una semplice telefonata. Evidentemente c'è anche l'altro aspetto, e cioè coloro che non fanno la telefonata o non fanno la mail perché hanno dei dubbi. Noi continuiamo a ritenere che questi ragazzi non debbano essere questi bambini lasciati fuori dalla scuola, ma che bisogna lavorare per convincere i loro genitori. Stiamo valutando rispetto ad una risposta alla nostra proposta che è arrivata dai ministri questa mattina, cioè un'ora fa, se il nostro percorso è ancora possibile oppure no. Cioè i Noi, 40 giorni. i 40 giorni possono essere adottati o no? Noi riteniamo che sia assolutamente possibile, ma evidentemente dobbiamo confrontarci con il governo da questo Però il punto di ministro vista e con lo Fedeli aveva già Stato. detto che non c'erano deroghe. Non è una deroga, esattamente. Noi applichiamo la legge perché in Regione Lombardia nessun bambino che non è vaccinato continuerà a frequentare la scuola. Tuttavia, penso che il lavoro che anche la legge mette al centro di convinzione, di approfondimento, è un lavoro fondamentale, senza il quale non possiamo pensare di aver fatto il nostro dovere. Il nostro dovere non è quello di lasciare fuori i bambini o di dare le multe, ma il nostro dovere è quello di convincerli a vaccinarsi. In questa prima fase non lo facciamo, questo deve essere chiaro a tutti. In questa prima fase non si consente di fare quel lavoro di approfondimento che è fondamentale. Vedremo se riusciamo comunque a farlo in Lombardia. Abbiamo dei momenti di approfondimento legale con i nostri uffici nelle prime ore del pomeriggio e verso sera decideremo se ci sono le condizioni per portare avanti la specialità di Regione Lombardia anche in questo o ci dovremo arrendere invece ad un'interpretazione burocratica cieca e che ottiene solo come risultato di emarginare dei bambini dal percorso scolastico. Quindi a quel punto ci sarà la corsa entro il... Ah no, no, saranno già Nessuna fuori, saranno già corsa, fuori. nessuna corsa, nel senso che chi è fuori È fuori. evidentemente sarà fuori, chi invece fa la domanda avrà tempo fino alla fine dell'anno scolastico. Quindi chi certificherà di aver fatto una telefonata potrà stare 10 mesi non vaccinato all'interno della scuola. Poi ognuno tragga le valutazioni rispetto alla sensatezza di questa norma. Ok, grazie.